Allora, buongiorno. Oggi siamo con il dottor Alberto Zanol, direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto, e parleremo di un argomento che possiamo dire fatalità, grazie all'Europa, è di estrema attualità, cioè i distretti biologici. Distretti biologici sono, insieme al biologico, un argomento su cui tutti hanno diversi punti di vista, diverse opinioni, però. La cosa importante oggi è quello di fare un minimo di chiarezza dal punto di vista normativo e dal punto di vista effettivamente di che cosa stiamo parlando. Quindi la mia domanda, dottor Zanol, è che cos'è un distretto biologico, chi può esserne promotore e chi può farne parte? Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Andando subito a bomba, effettivamente è un argomento di estrema attualità, anche perché 5 giorni fa la Commissione ha diciamo così, dato al pubblico il programma per le azioni funzionali allo sviluppo dell'agricoltura biologica e delle produzioni biologiche. Programma che si estende praticamente dal 2023 fino al 2030 e che accompagna quello che è le strategie legate evidentemente alla sostenibilità di carattere ambientale già note e già presenti dalla Commissione e la famosa strategia From Farm to Fork. Si tratta di un programma che fa riferimento specificatamente alle produzioni biologiche con una serie di azioni e quindi una serie di interventi, che non sono interventi diretti, ma sono interventi che guideranno quella che sarà evidentemente poi l'applicazione da un punto di vista, anche da un punto di vista normativo. Il Il distretto distretto biologico. biologico, in sé è un'entità. Diciamo un'area, ok, territoriale, dove ci sono una serie di soggetti molto disparati, diversi fra loro, quindi possono essere produttori biologici, trasformatori, associazioni, enti locali, soggetti della ricerca, operatori del turismo, soggetti che firmano un protocollo finalizzato a sviluppare in maniera sostenibile le risorse del territorio. È finalizzato a, diciamo così, garantire una massimizzazione di quelle che sono le potenzialità non solo economiche, ma anche socio-culturali di quel territorio. Quindi è un'entità che ha diversi aspetti, racchiude diversi aspetti che non sono solo quelli economici, ma sono soprattutto di, come posso dire, solidarietà in termini di, approccio culturale verso un maggior grado di benessere. Del sistema territoriale dell'area. Questa è la definizione di carattere generale, che non è una definizione di legge. In realtà le definizioni di legge in Italia non ancora ci sono, perché esiste il disegno di legge 490, che però non è ancora stato approvato, ha fatto un passo in avanti giusto appunto un mese fa con l'approvazione, diciamo così, in Commissione Senato, Commissione Agricoltura del Senato, e adesso passerà di nuovo alla Camera. È un disegno di legge del 2018, quindi sta facendo il suo iter. Invece, una definizione, seppur parziale, di distretto biologico c'è diciamo così, nella declinazione del distretto del cibo, che è derivato appunto dal comma 499 della legge 205 del 2017. Dove uno dei distretti del cibo possono essere anche i distretti biologici. In quel caso, chi sono? Sono definiti distretti biologici le aree in cui agricoltori, trasformatori, associazioni di consumatori ed enti locali firmano un protocollo per la diffusione del metodo biologico e per la valorizzazione e divulgazione. Per una gestione più sostenibile per quanto riguarda le attività diverse dalle produzioni biologiche. Questa è la definizione più, diciamo così, completa che abbiamo a livello evidentemente di normativa. Quindi chi può partecipare, l'abbiamo già visto, chi può farne domanda? È un tipico sistema che deve provenire dal basso. Quindi non possono essere
enti o d'autorità che impongono la costituzione di un distretto biologico, ma deve essere un effetto che arriva dalla base, tipicamente le associazioni di produttori piuttosto che i singoli produttori, ma è significativa la presenza anche degli enti locali, perché attraverso gli enti locali si può creare quella che è la cosiddetta rete territoriale. Questo un po'. Quindi è un sistema diffuso, per così dire. Esatto, è un sistema diffuso che mette insieme più soggetti con, diciamo così, obiettivo più comune. Interessi, ma finalizzati allo stesso scopo. Perfetto, beh, mi sembra chiarissimo. Lei prima ha introdotto, diciamo così, un argomento interessante che è l'Unione Europea. Allora, l'Unione Europea sta ponendo particolare attenzione in questo periodo, ma anche per la programmazione futura, tutto ciò che è la declinazione ecologica, sostenibile a vari livelli e in vari comparti, e naturalmente l'agricoltura dal punto di vista biologico e tutto quello che ruota attorno all'agricoltura, quindi anche l'industria, l'agroalimentare, il sistema, l'ambiente, le aree, sono interessate specificamente questa politica presente, diciamo, in termini di programmazione e futura in termini di poi applicazione. Ecco, le domando dal punto di vista poi anche economico, perché poi alla fine anche questo può avere insomma la sua importanza. Esistono dei fondi specifici che sono devoluti al sostegno, al supporto, alla promozione, all'incentivazione dei distretti biologici, del biologico, ma dei distretti biologici in questo caso, e quanto praticamente viene poi diciamo gestito nazionalmente e poi devoluto regionalmente, così già iniziamo ad affrontare poi un terzo argomento. Allora, da questo punto di vista bisogna fare la considerazione di base è che i distretti biologici nell'ambito del sistema europeo stanno facendo i primi passi. Per cui è vero che l'Unione Europea sostiene, ed è un punto focale fondamentale della prossima anche programmazione, il metodo di produzione biologico, non è ancora arrivata a, diciamo così, a dare riscontro rispetto al valore e al significato del distretto biologico. Questa prima indicazione a livello di programma d'azione è importante perché appunto getta le basi su cui poi si dovranno andare a costruire, tutti i sistemi collegati all'incentivazione. C'è comunque un'azione all'interno di questo programma, è l'azione 14, che prevede, per quanto riguarda appunto i distretti biologici, due linee specifiche. La prima è quella di fare in modo che l'Unione Europea sviluppi i sistemi di catena corta nell'ambito locale dei sistemi biologici, anche attraverso le modalità di incentivazione di ricerca e sperimentazione. Quindi programmi specifici a livello europeo. La seconda è l'incoraggiamento da parte dell'Unione Europea a far sì che ci sia a livello di Stato membro lo sviluppo, l'aiuto allo sviluppo e alla costituzione dei biodistretti. Quindi questo diventa evidentemente un'indicazione fondamentale a cui gli Stati membri dovranno in termini evidentemente anche, diciamo così, legislativi da riserva ed economici. Certo, a livello nazionale, se devo dire la verità, questo ha già un primo riscontro, quanto anche qui però stiamo parlando sempre del progetto di legge, e cioè nel disegno di legge approvato in Senato è stata inserita anche la possibilità di utilizzare il fondo per lo sviluppo delle produzioni biologiche a vantaggio della costituzione e dell'aiuto per il funzionamento dei distretti biologici. Quindi ancora non ci sono dei fondi specifici, però c'è evidentemente nell'ambito della costruzione di questo nuovo sistema, che da un punto di vista amministrativo, l'individuazione dei distretti biologici come soggetti che possono essere aiutati, anzi devono essere aiutati e devono essere sostenuti.
Ovvio che se parliamo invece di distretti del cibo, qui sì ci sono stati degli aiuti e dei contributi effettivi, però io non andrei a dare troppa enfasi a questo perché i fondi a disposizione erano di 18 milioni di euro, domande presentate per investimenti pari a 405 milioni di euro e parliamo sistemi che sono i più vari possibili, quindi non solo finalizzati ai distretti biologici. Quindi diciamo che questa... adesso c'è una strada che è stata segnata a livello europeo, che esatto. Poi andrà naturalmente pavimentata dagli stati membri, che poi decideranno anche quali saranno le, diciamo, priorità, le modalità di iniziative di attività che ogni distretto dovrà fare per poi accedere ad un supporto e un sostegno economico. Esattamente, le modalità dovranno essere definite. Adesso le faccio una domanda però molto più puntuale ed entriamo nel merito della nostra bella regione Veneto. Allora, nella regione Veneto ci sono degli esempi di distretti biologici, magari non so, ne individui, ne descriva due, magari li compariamo per capire due, uno o due diversi, insomma, per capire quali sono le possibilità, perché tutti pensano sempre alla frutta oppure ad alcune, mentre quando si parla di distretto biologico è un complesso più ampio e anche, insomma, più certo. Forse anche più interessante, ecco. Certo. In realtà di distretti biologici, a parte, allora, i distretti biologici nascono come iniziative, diciamo così, di carattere privato. Sulla base di quelle che sono delle linee guida delle associazioni di produttori biologici, però insomma, quello che ritengo opportuno è individuare quelli che o hanno già fatto domanda o sono già riconosciuti oppure hanno già fatto domanda nell'ambito comunque dei distretti del cibo, ma comunque in quanto distretti biologici. Allora, noi ne abbiamo da questo punto di vista quattro in Veneto. Il distretto Bio Verona, che è già stato riconosciuto ed è un distretto costituito da 10, l'area è costituita da 10 comuni, mentre sono in corso di valutazione, perché hanno fatto la domanda, il Bio Altopiano, quindi il biodistretto dell'Altopiano di Asiago, il biodistretto di Venezia, Bio Venezia, e il biodistretto dei Colli Ugani. Sono quattro distretti che sono simili, ma non sono assolutamente uguali, proprio perché hanno condizioni diverse da un punto di vista territoriale. Se noi prendiamo ad esempio il Bio Altopiano e lo compariamo con quello che è il distretto Bio Venezia, capite bene che le condizioni sono nettamente diverse. Da una parte un'agricoltura di montagna, con piccole aziende che svolgono un'attività anche marginali, con emergenze abbastanza evidenti per la salvaguardia e la cura del territorio. Dall'altra parte, ad esempio nel Bio Venezia, un'area invece fortemente antropizzata, fortemente coltivata, dove prevale soprattutto l'utilizzo di colture specializzate, dove evidentemente lì bisogna andare a trovare i sistemi e i metodi per mitigare l'impatto e le esternalità negative che potrebbero esserci in funzione evidentemente di questa agricoltura più, diciamo così, intensiva. Anche la convivenza fra l'abitante e il produttore, esatto, no? Esatto, e quindi sono situazioni diverse che però hanno trovato, diciamo così, un fattor comune su quella che, come dicevo all'inizio, è la volontà di creare una situazione di miglioramento in termini generali, di miglioramento territoriale, che poi si riverbera su quelle che sono evidentemente condizioni anche di carattere sociale e di coesione. Quindi sono condizioni diverse, ma condizioni in cui risulta per tutti e due, ma non solo questi, ma anche gli altri due, risulta necessario per raggiungere quelli che sono gli obiettivi, avere come partner sia soggetti funzionali alla ricerca e sperimentazione, ma anche soggetti istituzionali che possano creare appunto quella rete, che è la rete per garantire uno sviluppo equo del sistema.
Senza di quelle si tratta di un'aggregazione di produttori funzionali alla produzione biologica, ma che però non troverebbe spazio più in là di una normale organizzazione produttori. Il biodistretto non è un'organizzazione produttori, è un Non è una qualcosa di più. filiera, è una Non è cosa una completa. filiera, è un qualcosa di più. È anche una filiera, ma non è solo una filiera. È un qualcosa di più, è proprio una rete di connessioni che consente di avere uno sviluppo a livello locale di quelli che sono i rapporti esistenti tra filiera e domanda di, diciamo così, di prodotto, in maniera tale da sviluppare al massimo quelle che sono le potenzialità locali. Questo è fondamentale. Se posso aggiungere una cosa relativamente alla situazione in Veneto, posso dire quello che noi troviamo come condizioni un po' difficili da dover far capire a chi presenta la domanda, in merito alla necessità, alla volontà di riconoscimento, riconoscimento come appunto distretto del cibo, in qualità di distretto biologico. La difficoltà consiste nel fatto che, primo, la individuazione del territorio è determinata dalla presenza di produttori o trasformatori biologici. È un po' diverso rispetto a quello che si pensa come biodistretto in termini generali, perché il biodistretto ha una visione, diciamo così, più larga, cioè non solo le aree in cui ci sono aziende agricole o aziende o trasformatori, ma anche magari aree più larghe dove ci sono enti locali o quant'altro. Ecco, per essere riconosciuti come distretti del cibo, bisogna che nelle aree, quindi nei comuni individuati, ci siano aziende biologiche oppure trasformatori per le produzioni biologiche. Questo è fondamentale. Questo determina tendenzialmente un'asciugatura rispetto alla prima domanda, no? Però bisogna tenerne conto. La seconda è la questione della qualificazione dei soci. Per noi, come amministrazione, non è importante la tipologia di socio, perché nei distretti del cibo e quindi anche nel biodistretto possono essere presenti un svariato numero di soci, funzionali però tutti a quello che è il piano di azione, cioè quello che il biodistretto in questo caso, ovvero il distretto del cibo, vuole raggiungere. Quindi la massima attenzione deve essere fatta su questo. Bisogna che ci sia una qualificazione dei soci rispetto a quello che è il piano di azione. Non tanto la tipologia di socio è relativa, va bene, c'è anche quella, ma soprattutto la qualità del socio in funzione del piano d'azione che si vuole ottenere. Diciamo che è come un film dove ogni personaggio ha la sua parte da recitare. Esatto. E Bene. bisogna che stia il copione, qualcuno deve Esattamente. scrivere il copione. E E questo è compito e questo è bisogna compito arrivare al del finale deciso. E questo è il compito del biodistretto, scrivere il Esatto. copione. Allora, io intanto la ringrazio tantissimo perché è stato chiarissimo. Abbiamo, credo, toccato in maniera veloce, appunto come in una pausa caffè, un argomento molto, molto importante, molto delicato e molto attuale. Quindi io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e spero, insomma, che ci risentiremo presto per nuovi argomenti. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi e saluto tutti di nuovo.